Carissimi ragazzi, buonasera. Allora, sempre più mentalmente provata, continuiamo ad andare avanti con le nostre lezioni. Siamo nel 1907 a Parigi. Stiamo parlando di un dipinto talmente tanto rivoluzionario da essere tenuto nascosto dallo stesso Picasso. Pare appunto che lo facesse sbirciare solo ad amici fidati fino al 1916, anno in cui, tra i fischi, si fa per dire, di disapprovazione, venne esposto per la prima volta al pubblico. Facciamo una prima descrizione. Cerco di ricomparire. Allora, vediamo 5 donne nude in diverse posizioni, inserite all'interno di un ambiente chiuso, di cui riconosciamo, diciamo, a stento una tenda e una natura morta nella parte sottostante. Il titolo del dipinto, Les Demoiselles d'Avignon, fa riferimento a una casa chiusa, un bordello, in una via di Barcellona, detta Calle Avignon. Sappiamo infatti dai numerosi bozzetti che originariamente avrebbero dovuto essere ritratti anche due uomini vestiti, e li vediamo qua. Picasso probabilmente li eliminò infine per far sì che fossimo noi quegli uomini, ora osservati insistentemente da tre, diciamo, delle cinque donne che stanno esibendo in maniera vistosa il loro corpo. Ma ovviamente avete capito che ormai lo stile, è ciò che conta di più nell'arte di questo nuovo secolo. Parlando di stile, dobbiamo dire che ci troviamo davanti a qualcosa di assolutamente inaudito e rivoluzionario sotto ogni punto di vista. Qui faccio riferimento alle due più evidenti e scioccanti novità che mette in campo il nostro Picasso. In primo luogo, la rappresentazione dei corpi e degli oggetti fisici. Non si tratta più di una visione data dal sensibile, cioè data dal vedere, ma di una visione mentale, data dal sapere. Che cosa vuol dire quello che ho appena espresso? È come se Picasso ci stesse dicendo: non esiste più un punto di vista unico, una visione univoca, una prospettiva lineare. Esistono infiniti punti di vista, tanti quanti ne conosco e tanti quanti voglio metterne in luce. Osservate ad esempio la donna seduta di spalle in primo piano. Non potremmo mai vederle il volto di fronte come ce lo mostra Picasso, ovviamente, proprio per la posizione in cui è messa. Potremmo dire che egli assoggetta la percezione all'idea. L'idea viene prima di ogni altra cosa. In secondo luogo, seconda grande novità, che però è anche la conseguenza naturale della prima, non esiste più il vuoto, cioè i corpi sembrano immersi in una sostanza fatta di molecole solide, fa esattamente come la carne dei corpi. La prospettiva, quindi la terza dimensione, ovviamente è murata letteralmente ed è sostituita, diciamo in maniera un po' romantica quasi, da una sorta di quarta dimensione, il tempo, che ci permette una sincronia di punti di vista diversi. E qua il cerchio si chiude. Impossibile non citare i filosofi e gli scienziati che in questi anni stavano elaborando una nuova concezione legata al tempo e allo spazio. Mi riferisco al relativismo di Einstein, l'elanvital di Bergson e infine Husserl, per la sua intuizione di afferrare le idee senza mediazioni. Di che cosa stiamo parlando in soldoni? Stiamo parlando di un definitivo distacco dalla realtà, di una liberazione della pittura da ciò che la circonda, dal fenomeno, in direzione di un'arte tutta di testa, potremmo dire, tutta concettuale, che farà da padrona nel Novecento. Picasso, come al solito, è avanti anni luce, presagendo la direzione che prenderà il linguaggio artistico di questo secolo. I riferimenti e le ispirazioni artistiche di questo dipinto sono molteplici. Impossibile non citare l'arte iberica e quella
soprattutto quella africana, quest'ultima ammirata da Picasso presso il Museo Trocadero di Parigi, osservate in particolare i volti delle due donne a destra, no? Qua ci sono alcune associazioni tra queste maschere presenti al museo e lo studio, la rielaborazione che ne fa Picasso. E altre citazioni invece riguardano numerosi artisti del passato remoto e recente, da El Greco, dipinto che sicuramente Picasso vide proprio pochi anni prima, fino ad arrivare, passando per Tiziano, fino ad arrivare a Cézanne. Qui probabilmente accade che durante la complessa gestazione del dipinto, definito quadro laboratorio proprio per la sua complessità, Picasso, come già vi ho detto, visitò la retrospettiva dedicata a Cézanne proprio nel 1907, decidendo definitivamente quale fosse la strada da intraprendere. Io ragazzi vi mando un grande abbraccio. PS, ho notato che sul PowerPoint c'è un piccolo errore qua al centro, ma fa niente, eliminatelo voi. Un grande abbraccio. Ciao ragazzi!